Oggi scopriamo Hanamikoji, un gioco per due soli giocatori di cui imparerete le regole in 5 minuti, ma che vi lascerà a bocca aperta per la profondità e la tensione delle scelte da fare. Lo scopo del gioco è ottenere il favore delle geishe, ma per farlo bisognerà rischiare, bluffare, usare un po' di psicologia, interpretare le mosse dell'avversario e offrirgli affari invitanti. Vediamo subito come si gioca e alla fine del video ci sono le mie impressioni. Ma prima di partire per il Giappone vorrei spiegarvi in 30 secondi come acquistare giochi da tavolo a prezzi vantaggiosi e in anticipo rispetto all'uscita sul mercato italiano. WIGA è una community di gruppi d'acquisto che ha gentilmente sponsorizzato questo video e che gestisce costantemente campagne a cui potete aderire per acquistare giochi da tavolo a uno dei prezzi più competitivi sul mercato. E se non trovate da nessuna parte un gioco che vi interessa, fate la vostra proposta e WIGA cercherà di soddisfarla. In descrizione trovate un link alla community di WIGA, vi consiglio di seguirla per approfittare dei vantaggi. Posiziona le carte con le 7 geishe in una fila al centro del tavolo, in ordine crescente di punti favore. Poni il gettone favore corrispondente su ogni geisha. Mescola le carte oggetto e crea una pila a faccia in giù. Queste carte rappresentano gli oggetti di riferimento di ogni geisha e sono presenti in un numero di copie uguale al numero di punti favore di quella geisha. Ad esempio, per la geisha blu da 3 punti favore ci sono 3 carte con l'ombrellino blu nel mazzo. Ogni giocatore riceve un set di 4 tessere azione, sono identiche per ogni giocatore. Il più giovane gioca per primo. Per vincere devi ottenere il favore di almeno 4 geishe, oppure il favore di geishe il cui valore sommato sia almeno di 11 punti favore. Ottieni il favore di una geisha se alla fine di un round ci sono più carte di quella geisha dal tuo lato rispetto a quelle che ha il tuo avversario. In caso di parità, nessuno ottiene il favore della geisha. La partita si svolge in un numero non predefinito di round, finché viene raggiunta una delle due condizioni di vittoria. Ogni round è composto dalle seguenti fasi: distribuire le carte, azioni, punteggio, refresh. Se raggiungi una condizione di vittoria durante la fase del punteggio, vinci immediatamente la partita, altrimenti si prosegue con la fase di refresh e con un nuovo round. Nella fase di distribuzione delle carte, mescola il mazzo di carte e oggetti e togli una carta senza guardarla. Nessuno sa quale carta non sarà in gioco nel round in corso. Poi distribuisci 6 carte ad ogni giocatore. Nella fase azioni i giocatori si alternano giocando un turno alla volta. In ogni turno svolgeranno una delle 4 azioni disponibili fino a terminarle tutte. All'inizio del tuo turno pesca sempre una carta oggetto. Poi scegli una tessera azione che hai ancora a faccia in su e girala a faccia in giù. Svolgi l'azione corrispondente. In ogni round puoi svolgere ogni azione una sola volta. La prima azione, il segreto, ti permette di mettere una carta coperta dalla tua mano sotto la tessera azione. Questa carta verrà rivelata solo a fine round e verrà aggiunta alla geisha corrispondente dal tuo lato prima del calcolo del punteggio. La seconda azione, lo scarto, ti permette di scartare due carte a faccia in giù dalla tua mano. Mettile sotto la tessera azione, non verranno conteggiate in questo round. Con la terza azione, il regalo, scegli 3 carte dalla tua mano e mostrale al tuo avversario. Il tuo avversario sceglierà per primo una delle 3 carte proposte e la metterà dal suo lato vicino alla geisha corrispondente. Tu terrai le altre 2 carte, assegnate alle geishe corrispondenti dal tuo lato. Con la quarta azione, competizione, scegli 4 carte dalla tua mano, dividile in 2 coppie di carte e mostrale al tuo avversario. Il tuo avversario sceglierà per primo una coppia di carte che giocherà dal suo lato accanto alle geishe corrispondenti. Tu giocherai l'altra coppia di carte accanto alle geishe corrispondenti dal tuo lato. Quando tutti i giocatori hanno svolto le 4 azioni, si procede alla fase del punteggio. Entrambi i giocatori rivelano la carta nascosta sotto la tessera segreto e la giocano accanto alla geisha corrispondente dal proprio lato. Poi per ogni geisha verifica su quale lato ci sono più carte. Se ci sono più carte dal tuo lato, sposta il gettone favore dal tuo lato. La stessa cosa farà il tuo avversario per le geishe di cui possiede più carte. In caso di parità o se non sono state giocate carte, nessuno ottiene il favore, il gettone non si muove. Se un giocatore ha ottenuto il favore di almeno 4 geishe, oppure di geishe il cui valore sommato è almeno di 11 punti favore, vince immediatamente. Se contemporaneamente entrambi i giocatori raggiungono ciascuno una diversa condizione di vittoria, vince chi controlla le geishe con almeno 11 punti favore. Se nessun giocatore ha raggiunto una condizione di vittoria, passa alla fase refresh.
Raccogli tutte le carte oggetto, anche quella scartata a inizio round. Rimescolale e forma un nuovo mazzo di pesca. Tutti i giocatori girano a faccia in su le proprie tessere azione. Il secondo giocatore diventa il primo giocatore. Una cosa molto importante, i gettoni non si devono muovere, quindi non tornano automaticamente tutti al centro, ma restano dove si trovano, che può essere al centro oppure dal lato del giocatore che ha ottenuto il favore di quella geisha nel round appena concluso. Questo significa che se nel round successivo il tuo avversario non ti ruba il controllo di una tua geisha, ne mantieni ancora il controllo e varrà anche per la fase di punteggio del round successivo. Considera anche che se giocherete lo stesso numero di carte su quella geisha, il gettone di nuovo non si muoverà e quindi tu ne resterai in controllo. Dopo il refresh inizia un nuovo round. Come regola opzionale potete decidere di giocare un massimo di 3 round e se nessuno vince alla fine del terzo round, il vincitore è colui che in quel momento possiede il controllo di più punti favore. Questo, secondo me, è un grandissimo gioco. Quando ti propongono un gioco per due giocatori con quattro regole in croce e un mazzo di carte, solitamente pensi a un giochino qualsiasi, uguale a tanti altri, che serve solo per passare 10 minuti e alleggerire la serata. Questo invece è una bomba. Hanami Koji è un gioco per due giocatori edito dall'editore taiwanese Emperor S4, che ha tirato fuori una serie di giochi molto interessanti. Io in realtà l'ho preso da poco perché c'è stata una campagna Kickstarter in cui hanno riproposto Hanami Koji e hanno creato Geisha's Road, che è la sua versione più complessa e più ricca, che non ho ancora approfondito del tutto, ma se vi interesserà potrò farlo in un prossimo video. La prima volta che l'ho giocato sono rimasta letteralmente a bocca aperta, è profondissimo e ogni scelta è critica. Le azioni che potete fare sono 4, sono pochissime, ma su ognuna potreste fermarvi a soppesare i pro e i contro. Ad esempio, mettere subito una carta coperta da valutare alla fine del round potrebbe essere interessante perché prendete tempo, aspettate quello che fa il vostro avversario, ma alla fine del round quella carta potrebbe non valere nulla perché non avete ancora visto che cosa sarà giocato sul tavolo. Anche scartare subito due carte dal gioco è un rischio, potrebbero valere punti a fine round e non sapete ancora che cosa ha in mano il vostro avversario. E poi ci sono le azioni più tremende, quelle in cui dovete offrire delle carte al vostro avversario, che avrà la prima scelta di quello che gli mettete davanti. Non sapendo i suoi piani, non sapendo cosa ha in mano, ogni scelta potrebbe farvi perdere o vincere il favore di una geisha. La cosa bella è che mentre tu sei in crisi, il tuo avversario è in crisi tanto quanto te, quindi nessuno dei due è in vantaggio. Un certo vantaggio lo si potrebbe avere dal secondo round in poi, perché si parte già con le geishe controllate dal round precedente. Però anche qui si aprono nuovi scenari. Il tuo avversario cercherà di rubarti le tue geishe oppure punterà ad accaparrarsene altre. E di conseguenza tu dovrai preoccuparti di proteggere le geishe che già controlli oppure potrai stare tranquillo e puntare ad averne altre. Spoiler, in questo gioco non puoi mai stare tranquillo, devi sempre stare allerta e ci sono sempre molti dubbi fino all'ultima carta giocata. È un gioco su cui si sta tanto a ragionare, può generare paralisi d'analisi, ma essendo comunque solo 4 le azioni totali da compiere, non può allungarsi all'infinito. Al massimo 20-25 minuti e una partita è finita. Quindi è un concentrato di fumo che esce dalle orecchie, ma al contrario di altri giochi di questo tipo, è tascabile, veloce e si possono fare anche più partite di fila. All'inizio del video parlavo di psicologia, di interpretare le mosse dell'avversario e quasi di bluff. Non è un vero e proprio gioco di bluff, ma quello che intendo è che ogni vostra mossa potrebbe essere interpretata in un modo o in un altro. Ad esempio, se offrite una carta al vostro avversario, potrebbe significare che quella geisha non vi interessa. Oppure potrebbe significare che avete così tante carte in mano di quel tipo che la geisha sarà comunque vostra. E se giocate spesso in due ci sono tantissimi giochi di ogni genere per giocare in coppia. Guardate questi video con i miei consigli. Alla prossima e buon gioco!